Prima di tutto, ragazzi, cosa importantissima, il 95% delle persone che guardano i miei video non è iscritto. Tanto, ragazzi, è gratis, quindi iscrivetevi, mettete like e attivate la campanellina in modo tale che quando usciranno nuovi video avrete la notifica su YouTube. Ciao a tutti, ragazzi, e benvenuti in un nuovo video. Oggi questo video lo girerò in due parti perché oggi dovrò portare la moto a cambiare la trasmissione, e quindi oggi appena stacco da lavoro la porto su, la lascio e poi appena è pronta la vado a riprendere. Quindi questo video lo dividerò in due parti e l'ho tutta lavata, vi dirò un po' i prodotti che utilizzo, anche perché ormai questi prodotti li utilizzo da più di 5 anni. E prima li utilizzavo per la bicicletta, quindi per la mountain bike, e da quando ho la moto, dato che fanno anche prodotti per la moto, li utilizzo anche per la pulizia della moto. Quindi nella seconda parte di video vi farò vedere i prodotti che utilizzo per la pulizia della moto e in più il ritiro della moto con la trasmissione cambiata, quindi corona, pignone e catena. Quindi, ragazzi, ci vediamo nella seconda parte che per voi è adesso, mentre per me dovrò aspettare qualche giorno. Siamo tornati, ragazzi, dopo il cambio della trasmissione al Ducati Monster 821. Infatti, come potete vedere, nuova corona, catena e pignone. Ma prima di tutto, ragazzi, cosa importantissima, il 95% delle persone che guardano i miei video non è iscritto. Tanto, ragazzi, è gratis, quindi iscrivetevi, mettete like e attivate la campanellina in modo tale che quando usciranno nuovi video avrete la notifica su YouTube. Tanto stavo pensando di portare un video a settimana per ora, perché comunque alla fine le uscite che faccio più o meno sono quelle, a parte questo sabato passato che purtroppo non sono riuscito a caricare un video, ma ho fatto uno shorts nel quale, adesso vi spiego il motivo, nel quale dicevo che ho rischiato il sequestro della moto per via della gomma, che è una 180-55-17. Perché è successo questo? Perché quando io ho preso la moto, praticamente non è che sono andato a vedere sul libretto che gomma montava, ho guardato le gomme che ci stavano montate e le ho comprate nuove. Mi sono accorto l'altro giorno che dal libretto in realtà monta le 60 e non le 55. Quindi adesso dovrò un attimo vedere, intanto questa dietro è praticamente finita, cioè sta veramente finita, si vede. Al centro qui non c'è più. Quindi la dovrò cambiare e se riesco trovo la 60 e ci monto quella. E vi stavo dicendo invece, riguardo a settimana scorsa, sabato scorso non ho pubblicato video perché purtroppo ho avuto un matrimonio, sono stato fuori, vari impegni, quindi non ho avuto proprio modo di prendere la moto. Però la mia idea appunto è questa di far uscire un video a settimana se riesco. Poi a breve, oddio, mo vediamo un attimo quando, ci saranno anche degli upgrade da fare, perché sicuramente uno, il primo su tutti è lo scarico, dato che il filtro sportivo già l'ho montato. Lo scarico già lo avevo, ma l'ho venduto perché avevo un MIV MK3, ma faceva veramente troppo rumore, era ingestibile la cosa, cioè andavo a casa con le orecchie sfondate. E quindi, ragazzi, niente, per questo video ci lasciamo così, con pasticche cambiate dietro, trasmissione cambiata, e adesso vediamo un attimo questo fine settimana dove si riesce ad andare a fare un bel giro. E mi raccomando, ragazzi, importante, iscrivetevi al canale, mettete like e attivate la campanellina, tanto è gratis, non costa nulla, lo faccio anche io con altri youtuber che seguo comunque. Mi piace vedere i loro video magari, e quindi alla fine non costa nulla, è un supporto per tutti noi che facciamo contenuti. E niente, ragazzi, vi lascio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!